È proprio il caso di dire 93 anni portati bene. Lo storico quartiere romano della Garbatella compie gli anni. È l'unico fra i rioni antichi a sapere esattamente quando è nato, il 18 febbraio del 1920, grazie a un progetto architettonico ispirato alle città giardino, oggi osservato e studiato in tutto il mondo. Da 93 anni questo quartiere vive da protagonista le proprie vicende, le vicende della città e le vicende nazionali, ha commentato Andrea Catarci, presidente dell'undicesimo municipio. Sono 93 anni che questo quartiere, malgrado tante difficoltà strutturali, malgrado tante difficoltà a mantenersi proprio perché la sua bellezza, gli spazi comuni sono difficili da curare e da tenere sempre in ottimo stato, però è un quartiere che appunto nei momenti importanti fa sentire il suo spirito comunitario, la sua voglia di protagonismo, il suo esserci. E quindi noi tutti gli anni veniamo qua davanti alla prima pietra, quella che il re Vittorio Emanuele III suggellò il 18 febbraio del 1920, e quest'anno ci veniamo un po' più contenti degli altri anni perché la prima pietra è stata recentemente restaurata grazie a un lavoro svolto dall'amministrazione capitolina. A dire che appunto questo quartiere ha tantissime cose che vanno curate perché Garbatella è un bene della città. La Garbatella, che ha ispirato i personaggi più importanti del cinema neorealista e non solo, da Pasolini a Nanni Moretti, verrà celebrata fino all'11 marzo con un ricco programma che prevede performance teatrali e mostre fotografiche, come quella realizzata ad Itaca prevista il 20 febbraio. Paolo Moccia, responsabile culturale dell'associazione, spiega la magia e l'importanza storica che il rione ha per tutta la città. Garbatella è storia e cultura di Roma. Adesso come adesso penso che sia il luogo, il quartiere dove ancora si ritrova quell'armonia e quell'equilibrio fra i cittadini. La banda della Polizia Municipale di Roma rende omaggio al quartiere con la musica, così Andrea Monaldi, vice maestro della banda. È sempre un momento molto importante, c'è la storia di questo spaccato della città che importante, poi i ragazzi che partecipano ogni anno con molto entusiasmo, per noi è una grande soddisfazione comunque partecipare a queste iniziative.